Seconda giornata della quinta edizione del Festival del Futuro. Buongiorno Paolo. Buongiorno Gianpaolo. Sì, seconda giornata di questo festival che come abbiamo detto anche ieri è un laboratorio di, di idee sul, sul futuro, ci aiuta a guardare l'orizzonte con prospettive. Noi ci, aspe ci eh, aspettiamo e speriamo anche. Eh, Positive, insomma, in modo ottimistico. Festival quinta edizione organizzato dal gruppo editoriale Atesis Insieme ad Eccellenze di Impresa e Harvard Business Review Italia. Numerosi partner istituzionali con il patrocinio della presidenza del Consiglio dei Ministri. Seconda giornata. Ieri abbiamo trattato tanti temi diversi, dalla sostenibilità alla transizione energetica. Abbiamo affrontato diverse sfaccettature del futuro che ci attende oggi la giornata che ci attende qui al Teatro Ristori non sarà da meno invitiamo sul palco anima del Festival del Futuro Presidente d'Eccellenze di Impresa Luigi Consiglio Buongiorno Presidente Buongiorno Presidente Io direi spostiamoci un attimo davanti dai, così ci vedono tutti e meglio e anche tutte le persone che sono ancora sopra e che spero scendano in fretta con le nostre sentendo le nostre parole. Allora, oggi iniziamo eh. il secondo giorno di questo sì. percorso all'interno delle opportunità. Sottolineo che il futuro ci riserva cercando di capire dove dovremmo concentrare i nostri sforzi per avere un futuro sempre migliore o potremo vedere anche qualche turbolenza, ma la turbolenza serve a renderci più forti e a capire come gestirle. Purtroppo passeremo attraverso gli scenari macroeconomici ma anche le gestioni di, di capitali, avremo esatto. già Marco Mazzi, concluderemo con, con Scaroni, eh, sempre con una prospettiva costruttiva sul futuro. Quindi vi auguro una buona giornata e ci vediamo nei prossimi paesi. Io ci tengo a dire due cose, la prima è che la, la trasmissione di ieri... Siccome me l'hanno chiesto in molti, è possibile rivederla dove la rivediamo? Perché ha suscitato molto interesse, ma anche perché molte persone presenti hanno il piacere di rivedere un po' gli interventi eh, che si sono susseguiti sul palco. E quindi io dico che su tutti i canali social, quindi pagine Facebook di tutte le testate del gruppo editoriale Atesis, ma anche del Festival del Futuro, potete già rivedere la trasmissione di, di ieri. E comunque, nei prossimi giorni potrete vedere su tutte le testate e anche sul sito. Magari del mandiamo anche durante la giornata in sovraimpressione sia il festival del futuro.eu sia l'arena.it, sì. larena. sì, il giornale, giornale di Vicenza, giornale di Vicenza Martova, Martova, la Gazzetta, Gazzetta di Mantova, eh, eh, insomma, Insomma, siamo. Un bel gruppo di esperti. Sì, per, e per approfondire, già questa mattina in edicola, ma così sarà domani e così anche il giorno successivo. Sui giornali del nostro gruppo editoriale sono presenti numerosi articoli, numerose pagine che approfondiscono i temi che abbiamo affrontato e che affronteremo. Ottimo. Allora esatto. grazie a tutti e diamo inizio al primo uh, dei panel. Perfetto, grazie, grazie, grazie al Presidente del Consiglio, quindi invitiamo sul palco la eh, collega Marta Ottaviani che condurrà il prossimo panel, giornalista di avvenire, grazie. Buongiorno, Buongiorno, Buongiorno e benvenuta. Buongiorno, qui bisogna stare attenti sì, con i tacchi, se no ci frammentiamo anche noi, Ho già alla ieri. globalizzazione. Brava, ieri... Eh, Globalizzazione e frammentazione, oggi economia? Un Verso un decennio a bassa crescita, con un doveroso punto di domanda, perché come ricordava anche il presidente, Consiglio il momento può non essere facile, ma è proprio nelle difficoltà e nelle turbolenze che si possono trovare anche nuove opportunità per il futuro, e poi, soprattutto, non è detto che debba per forza esserci uno scenario negativo. Esatto, quindi vediamo di sciogliere questo punto di domanda. Assolutamente, vediamo cosa ci diranno i nostri esperti. Eh, chiediamo alla collega di accomodarsi e quindi invitiamo sul palco i suoi ospiti a partire da, Mar eh, da Paolo Guerrieri, docente di economia eh, dell'Uzia eh, Science Po, che è il Paris School of International Affairs. Vediamo, buongiorno, benvenuto. Piacere, la preghiamo di accomodarsi. Ora è il, è il tempo di Claudio Colacurcio, partner Prometeia. Buongiorno. Buongiorno, anche a lei saluto, ben, ben arrivato, si accomodi. Andrea Gamba, responsabile Studi e Ricerche Banco BPM, una buona Buongiorno. giornata anche a lei. Buongiorno. Buongiorno, ben trovato. Ed Emilio Rossi, Senior Advisor Oxford Economics. Buongiorno, Buongiorno, ben arrivato. ben trovato. A voi, quindi, questa importante tavola rotonda. Pane, l'economia verso un decennio di bassa crescita. Punto di domanda. Punto di domanda. Nuovi scenari. Buona giornata. Buongiorno, buongiorno a tutti. Sono molto contenta di inaugurare questa seconda giornata del Festival del Futuro. Ieri abbiamo parlato di geopolitica, oggi parliamo, anzi perché in realtà ne parleremo per quasi tutta la mattinata, di una materia, di una disciplina che più di ogni altra permea la vita quotidiana delle persone che è l'economia e iniziamo con questo panel economico intitolato Economia verso un decennio a bassa crescita. Punto di domanda Vediamo se riusciremo a tornare nelle condizioni pre-pandemia e soprattutto vedremo se eh, queste condizioni potranno essere perfettamente ripetibili. Ci sono alcuni aspetti che fanno sorgere dei dubbi su questa. Eh, su questo ritorno, effetto elastico, ritorno alle origini, ma ne parleremo presto con i nostri esperti, ricordiamoli appunto Emilio Rossi, Senior Advisor Oxford Economics, il professor Paolo Guerrieri, docente di economia in questo momento a Sciences Po a Parigi. Claudio Colacurcio, partner di Prometeia e il dottor Andrea Gamba, responsabile studi e ricerche di Banco BPM. Eh, io vorrei partire da Emilio Rossi, eh, che con Oxford Economics ha comunque già diciamo, un'idea di quello che potrebbe succedere nel medio e lungo termine e so che ha portato per noi da esporci anche delle slide, quindi Emilio Rossi, a lei la parola. Eh, grazie Marta, eh, ringrazio ovviamente l'organizzazione per, per l'invito. Eh, diciamo che il punto di partenza di questa analisi per i prossimi dieci anni, diciamo quantomeno fino al 2030, è la presa di coscienza del fatto che eh, veniamo da a, m, due episodi che possiamo definire dei cigni neri come la, pandemi la pandemia e l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia che ha creato eh, problemi di offerta nei mercati energetici ma anche nei mercati alimentari e quindi eh, ci sono state delle distorsioni eh, diciamo all allo scenario. Che ci si aspettava negli anni precedenti, dovuti a questi fattori estremi. E una cosa importante come punto di partenza è che eh, il sistema globale, e in particolare quello delle economie avanzate, anche europee, in qualche modo ha dimostrato una capacità di resilienza, cioè una eh, capacità di eh, mantenere. Un, un tasso di crescita dell'economia, un livello di coesione anche sociale che a fronte di queste, di queste due eh, enormi eh, situazioni inattese, e molto gravi e anche proprio come impatto economico teorico, in realtà siamo stati in grado come sistema globale europeo-americano di, di gestire in qualche modo. Ovviamente. La gestione di, queste, eh, di questi due disastri ha eh, comportato inevitabilmente una distorsione in quelle che sono state le politiche eh, economiche, le politiche di bilancio, le politiche monetarie, verso la copertura delle problematiche che avrebbero altrimenti colpito in maniera... Recessiva eh, pesantemente, quindi anche con pesanti ripercussioni sull'occupazione, questa cosa si è evitata grazie appunto a risposte di politica economica. Quindi è importante tenere presente che c'è stata questa capacità grazie agli interventi che ci sono stati inizialmente, eh, e ripeto, sia delle politiche fiscali che delle politiche monetarie. Eh, Cosa è successo? Mm, è successo che eh, ci siamo trovati di fatto eh, di fronte a una mh, quantità di, eh, di moneta, una quantità di eh, spinte di supporto fiscale che ha creato però quelle che sono ancora le cose che, diciamo le situazioni che, su cui dobbiamo lavorare nei prossimi, nei prossimi trimestri su cui stiamo già lavorando, no? quindi per esempio le banche centrali eh, stanno rientrando da quella che era stata una politica monetaria fortemente espansiva e adesso invece si stanno muovendo si sono già mosse appunto per aggiustare questa distorsione di politiche precedentemente fortemente espansive e adesso sono state negli ultimi trimestri sono diventate fortemente restrittive. Quindi adesso in questa fase siamo in una fase di transizione, cioè dal passaggio da quelle che erano le politiche eh, Punto, espansive, a quelle che invece sono le ferite, diciamo, stiamo curando le ferite che, eh, ci ha creato, che ci hanno creato questi due cigni neri. Eh, questo cosa comporta? Che ancora nel 2023 e nel 2024 anche eh, avremo dei tassi di crescita contenuti, come si vede, questo a livello globale, ma a livello poi di tutte le aree, come vedete nel, nella slide quella eh, credo alla vostra sinistra, eh, vedete che il tasso di crescita 2023-2024 è piuttosto basso, mentre invece poi già dal 2025 si va a tornare verso tassi di crescita che sono simili a quelli dei periodi prepandemici. Quindi siamo in una fase di transizione. Ehm, e vedete anche i tassi di interesse che a questo punto hanno raggiunto il picco, consideriamo sia a livello Europa, a livello Stati Uniti che grosso modo eh, siamo a livelli, di, a livelli più alti di tassi di interesse, rimarranno ancora abbastanza alti ma poi insieme all'inflazione scenderanno negli anni successivi. Quindi 2023-2024 ancora ci stiamo leccando le ferite. Ehm, non è finita ancora la, eh, la fase, anzi probabilmente la, la fase eh, più importante di eh, diciamo, l'impatto più importante che questa, questo cambiamento di politiche da espansive eh, a restrittive, l'impatto più importante avverrà proprio in questi trimestri, infatti l'abbiamo già visto nei dati che riguardano gli ultimi trimestri e l'anno prossimo. Una cosa interessante da notare è che c'è un cambiamento, vedete le, le, le barre, la parte rossa delle barre riguarda, sono le crescite dei tassi, delle, tassi di crescita dei paesi avanzati, mentre quelli in giallo è la Cina. Come vedete ci si aspetta ormai che il contributo maggiore alla crescita non venga più tanto dall'area cinese e asiatica, pur avendo dei tassi diciamo, abbastanza elevati di crescita, ma come contributo alla crescita totale, in realtà c'è un passaggio di consegne e sono le economie occidentali di nuovo che sono quelle che daranno un maggiore contributo. Questo è il periodo di transizione 2023-2024, ma poi, come dicevo, ci sarà la nuova fase, la fase successiva quando effettivamente dal 2025 grosso modo trimestre più trimestre meno torneremo a quella che era la situazione, diciamo, pre, pre pandemia, quindi prima di quelli che sono stati i due cigni neri, come tassi di crescita vedete che siamo appena un poco più bassi eh, nel grafico a sinistra proiettato fino al 2030, vedete che i tassi di crescita sono eh, sostanzialmente simili a quelli pre pandemia, un poco più bassi per una serie di motivi eh, che poi magari vedremo. Ehm, per quello che riguarda l'inflazione, che ovviamente poi è legata ai tassi di interesse che vedevamo prima e, questo, e a questi tassi di crescita, eh, ved vedete che ci aspettiamo una, una, un grosso un ridimensionamento della problematica inflattiva e questo sia per motivi eh, per il motivo sostanzialmente che dicevo prima, cioè, eh, le, le, i tassi di interesse sono stati eh, elevati e rimarranno elevati e quindi il loro impatto sull'inflazione si sta facendo sentire e, si, e continuerà a farsi sentire in maniera rilevante anche nei prossimi eh, eh, trimestri e nei prossimi anni. Quindi avremo un'inflazione che... Eh, ritornerà sui livelli precedenti anche perché sull'inflazione poi pesano quelli che sono i fattori strutturali no? che avevano determinato nel primo decennio, nei primi due decenni eh, degli anni 2000, avevano determinato un'inflazione molto bassa, in alcune aree addirittura vicino allo zero. Eh, oggi ci aspettiamo che l'inflazione strutturale, chiamiamola così, per il prossimo decennio sarà in, un poco più alta, un poco più alta perché c'è un combinato disposto di alcuni fattori, in particolare la transizione energetica, la transizione ambientale, che eh, comporta dei costi. Eh, da non sottovalutare questi costi, in qualche modo si trasferiranno anche sui prezzi. E, sul, e sulla questione, l'altro elemento eh, importante è la gestione del rischio che le aziende e eh, del rischio geopolitico, rischio geopolitico che le aziende dovranno tenere presente eh, per quello che riguarda la gestione delle eh, catene di offerta eh, e che quindi dovranno non guardare le aziende e anche i governi non soltanto alla minimizzazione del costo del, del, dei prodotti di off diciamo che finiscono nella catena dell'offerta, ma anche alla loro localizzazione. Chiaramente questo significa non guardare soltanto alla minimizzazione dei costi, anche alla gestione del rischio e questo, questa diciamo, inferiore eh, attenzione ai costi in favore della gestione del rischio comporta un, un aumento standard dell'inflazione. Eh, però l'inflazione rimarrà comunque sotto controllo, ma su livelli più bassi di quelli che erano pre-pandemia. Cioè, Pre-pandemia avevamo l'inflazione intorno allo 0 eh, o all'1%, diciamo tra 0 e 1% a seconda delle aree e, e ce l'aspettiamo invece diciamo, vicino al 2% perché poi appunto, le banche centrali faranno in modo di comunque contenere e tenere sotto controllo l'inflazione. Il quadro sostanziale per il prossimo decennio, finita la transizione, è tassi di crescita delle economie eh, leggermente più basso di quello del, del periodo pre-pandemico, inflazione leggermente più alta. Eh. Quindi, un quadro che però non va considerato in maniera negativa. Eh, avere, ritornare ai tassi di crescita pre-cigni neri eh, è un fatto. Insomma, positivo, poteva andare molto peggio, questo è il tema che eh, dobbiamo considerare, e appunto si è invece dimostrata una resilienza del sistema economico a livello globale, a livello europeo, Stati Uniti eccetera, economia avanzata in generale soprattutto. Ehm, un elemento che mi sembrava importante sottolineare e che poi credo sarà anche ripreso nel resto della eh, del, de, della nostra conversazione è la questione della globalizzazione di cui si parla molto. La globalizzazione è stata, eh, è stata uno dei motori della crescita nel, primi, nel primo ventennio, eh, soprattutto nel primo decennio, ma insomma eh, motore della crescita eh, come globalizzazione spinta soprattutto dalla crescita della Cina, ma non soltanto. Eh, Oggi si discute molto sulla possibilità che invece ci sia una deglobalizzazione. Ovviamente questo è collegato, questo timore o questa tendenza viene considerata nei media, nei policy maker, eccetera. Viene considerata quasi come un fatto che sta già accadendo, cioè che ci sia una contrazione degli scambi internazionali. Ecco, questa cosa qui va un po' smitizzata, nel senso che in realtà. C'è un rallentamento della crescita della globalizzazione, quindi la, non è che, la globalizzazione non è che è finita, sta andando avanti a tassi di crescita un po' più bassi di quelli che avevamo eh, mediamente nel periodo eh, precedente, soprattutto precedente alla crisi finanziaria del 2008. Eh, quindi è un periodo di stasi, qui vedete eh, nel grafico è, è, è palese il fatto che... Come dire, la globalizzazione è tutt'altro che finita non una, questa idea del reshoring di cui si parla tantissimo nei numeri non si vede non questa, questa cosa ancora non è avvenuta questo è il tema fondamentale quello che potrà succedere ma credo che poi sarà approfondito in seguito eh, è che ci sarà invece una, una regionalizzazione degli scambi perché appunto c'è la questione della gestione del rischio geopolitico, no? eh, quindi molte aziende, faccio l'esempio di Apple City che è localizzata mh, nel, in Cina, adesso eh, Apple sta pensando di spostare una grossa parte della sua produzione eh, dalla Cina ad altri paesi del sud-est asiatico, questa gestione del rischio geopolitico. Eh, però questo non significa che c'è necessariamente una riduzione della eh, globalizzazione, c'è una revisione in senso regionale a seconda del, della tipologia, di, quindi diciamo di riavvicinamento di quelle che sono le catene di offerta rispetto alla produzione complessiva. Eh, quindi, come dicevo, questo qui è uno del, degli elementi che caratterizzerà... Eh, il prossimo decennio molto probabilmente e qui c'è un primo elemento tra quelli di cui voglio discutere che è quello della necessità perché la globalizzazione continui ad essere un motore di crescita, la necessità di evitare posizioni nazionalistiche, evitare protezionismo, cercare invece di andare avanti su quello che era la strada dei grandi accordi tra grandi aree geografiche. Eh, questo è un, è un elemento di policy che secondo me è fondamentale per, per anche con, diciamo, contribuire a migliorare quella crescita che abbiamo visto attesa per il prossimo decennio. Ci sono altri elementi da tenere presente per il prossimo decennio, e sono: il primo, primo di tutti è quello della demografia. La demografia è un tema. Eh, che ormai riguarda non soltanto il mondo occidentale, ma anche, per esempio, la Cina, la demografia, nel senso di una riduzione della crescita della popolazione e di un invecchiamento della popolazione. Questo comporta una serie di problematiche che vanno da una minore produttività del sistema, ai eh, costi per le finanze pubbliche, per eh, questioni della, diciamo, dei costi della sanità pubblica, dei costi delle pensioni. Quindi cioè, la demografia è un problema decisamente. Eh, importante nel medio-lungo termine eh, che va necessariamente affrontato. Non si può pensare di affrontarlo oggi soltanto con politiche che eh, si basano su un recupero della natalità. Perché? Perché se, recuperi, se pensiamo al recupero della natalità oggi, gli effetti ce l'avremo tra vent'anni come minimo. Eh, nel frattempo cosa si fa? Si declina? No, c'è un modo che è quello di gestire le eh, politiche migratorie in maniera appropriata. C'è una disproporzione di eh, popolazione tra l'area eh, diciamo emergente e l'area avanzata come economie e, e, questo è un, e, e sono flussi che vanno considerati proprio in quest'ottica qui, nell'ottica dell'invecchiamento, della problematica dell'invecchiamento della popolazione. Ehm, allora un altro elemento fondamentale è quello della tecnologia. La tecnologia tipicamente ci ha eh, come dire, spinto in avanti eh, per, per decenni. In realtà negli ultimissimi decenni la tecnologia non ha avuto la capacità di eh, impattare eh, sulla produttività del sistema tanto quanto ci si aspettava. Eh, qual è la problematica qui? La problematica è che la tecnologia sta cambiando anche il mondo del lavoro, eh, quindi c'è una problematica, lo sta cambiando nella, se, nel senso che c'è bisogno di, una, eh, di un livello di competenze che eh, ancora non trova risposta poi nell'offerta eh, di lavoro. Sul, sul mercato. Allora qui qual è la soluzione eventuale, quali sono le policy in questa direzione che si possono e si dovrebbero teoricamente adottare da subito in modo da far crescere anche poi la produttività del sistema, l'impatto della tecnologia positivo sul, sul sistema, quello di eh, lavorare sulla creazione di competenze in maniera aggressiva, quindi creare nuovi istituti di ricerca, creare eh, nuovi campus, eh, quindi fare la formazione continua. Eh, sono cose di cui si è discusso anche, anche ieri, ed è aprirsi in realtà aprirsi anche alla tecnologia, alla conoscenza della tecnologia, all'utilizzo della tecnologia. Quindi abbiamo di fronte il problema, tra virgolette, dell'intelligenza artificiale: in realtà, l'intelligenza artificiale è uno strumento che può darci anche lì una spinta verso la produttività, dipende dalla nostra capacità di gestirlo. Ed è possibile, è possibile appunto lavorando moltissimo sulla formazione e sulla creazione di competenze. Ecco io qui, anche in campo digitale, comunque sono discorsi. Ognuno di questi temi che ho, di cui ho appena parlato dovrebbero essere oggetto di non una sessione ma di una conferenza, però li, 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 li lancio lì come eh, opportunità che ci sono per il futuro dipendenti da quali scelte di politica, ma anche di atteggiamento culturale che noi individui, noi cittadini avremo nei confronti di queste problematiche, nei confronti della migrazione, nei confronti della tecnologia, eccetera. Questo mi sembra il messaggio che si possa dare per il, pro per il prossimo decennio. Quindi chiudo qui e ritorno a Marta. Perfetto, uh, Emilio Rossi, grazie. Mi pare una big picture molto completa con luci, ombre, ma anche insomma uh, il messaggio di fondo riassunto con il poteva andare molto peggio: che però. Ci dà anche una grande lezione, secondo me, che è quella di saper leggere i dati economici e di contestualizzarli, nel proprio, ecco, di contestualizzarli in maniera opportuna. Molto spesso, invece, purtroppo, eh, commentando proprio situazioni economiche complesse, si sentono persone che con un meno davanti, un punto percentuale in più perso, è già subito una catastrofe. Invece Emilio Rossi ci ha... Inquadrato anche, la con anche con uno zero virgola anche con uno zero virgola invece Emilio Rossi ha, diciamo che ha riportato il discorso nell'alveo giusto professor Guerrieri eh, uno dei grandi temi è il commercio internazionale che è stato uno dei grandi driver diciamo, della globalizzazione pre-pandemia e pre-guerra eh, in Ucraina eh, c'è il rischio di assistere a un nuovo protezionismo da parte degli Stati Uniti Cina, Europa e quali possono essere altri driver propulsivi per far ripartire il commercio a livello internazionale, tenuto anche conto del contesto geopolitico che è particolarmente complicato dal 24 febbraio 2022 e anche purtroppo adesso dal 7 ottobre. Lei ha la parola. Sì, innanzitutto grazie di questo invito. Non c'è dubbio che il commercio internazionale è stato e e sarà un grande motore eh, per lo sviluppo dell'economia mondiale. Per capire che cosa gli sta succedendo, ma soprattutto scenari futuri, bisogna capire che cosa sta succedendo all'economia mondiale eh, e a questo tema che, che è appunto la globalizzazione. E credo che il titolo di questo eh, incontro, quello generale, globalizzazione e frammentazione, colga bene che cosa poi è in atto. Perché da un lato eh, va molto di moda parlare di questa deglobalizzazione, come se eh, come dire, si stesse smontando qualcosa che si era montato perlomeno in 30 anni eh, passati. Non è così perché in realtà non sta avvenendo quello che molti avevano in qualche modo dato per scontato, cioè questa eh, divisione in due blocchi del mondo, da una parte Stati Uniti, Europa, democrazie e così via, e dall'altra Cina, Russia. L'idea, si è parlato, di un ritorno della guerra fredda. Ecco, questo non sta avvenendo e secondo me non avverrà. Perché in realtà la sorpresa è stato quello di una serie di paesi, li chiamiamo intermedi, ma in realtà sono paesi importanti perché facciamo riferimento all'India, all'Indonesia, al Brasile. Quindi sono paesi con grandi popolazioni e questi paesi a un certo punto come dire, hanno assunto un ruolo di contestazione di questa divisione. Non hanno cioè e non stanno accettando né di schierarsi con la Cina né di schierarsi con gli Stati Uniti, vogliono in realtà lo sviluppo economico perché ne hanno bisogno per centinaia di milioni dei loro cittadini. E allora assistiamo a questo fatto che questi paesi, come dire, si muovono in un campo e nell'altro per cogliere la migliore opportunità e quindi c'è una frammentazione. Ma questa frammentazione non è all'insegna necessariamente di un crollo degli scambi, anzi quello che si sta riconfigurando naturalmente lungo delle direzioni che è ancora presto poter disegnare, si stanno ridisegnando queste aree di integrazione, perché naturalmente un paese come l'India è interessato al commercio con la Cina, ma è interessato anche che gli Stati Uniti gli offrano la sicurezza di cui ha bisogno nei confronti della Cina. E così avviene per l'Indonesia, così avviene per il Brasile. Ecco, allora questa frammentazione eh, eh, da un lato eh, può essere il rischio di un mondo, si è detto, à la carte, à la carte una specie di menù da cui ognuno prende in qualche modo quello che gli fa comodo. Dall'altra invece c'è la possibilità, rafforzando le istituzioni, le regole che abbiamo, di configurare queste aree, però questi poli sempre più molteplici. Quindi sicuramente avremo questa economia multipolare perché non esisteranno i due blocchi, non esiste più il blocco che poi erano Europa e Stati Uniti, ma esistono queste aree che si stanno configurando. Ecco, naturalmente l'auspicio è quello di dare poi forza a che queste aree, non solo al loro interno, ma anche tra loro possano interagire a livello economico. E qui naturalmente la sfida è soprattutto su diciamo, tre, molto brevemente, livelli. C'è innanzitutto un problema fondamentale che è quello della sicurezza, la sicurezza economica. Un tempo non c'era nessun problema a decidere di andare a localizzarsi in qualunque paese, l'importante era l'efficienza, si diceva, ridurre i costi. Non è più così perché in qualche maniera bisogna invece tener conto che esistono, l'abbiamo visto con i drammatici fatti dell'Ucraina, esistono invece eventi che possono in qualche modo modificare questi calcoli. Quindi economia e sicurezza sono ormai due eh, dimensioni che eh, vanno insieme e di cui le imprese stanno tenendo conto. Naturalmente non eh, a un certo punto, come si diceva, tornando a casa, perché questo non conviene a nessuno, ma diversificando. Non si mettono più le uova tutte in, in un cesto, ma le si eh, ripartisce in più paesi, perché qualunque cosa questo dà la possibilità di reagire. In secondo luogo c'è questa grande sfida epocale dell'ambiente, delle politiche per l'ambiente che naturalmente ci riguarda tutti perché eh, si dice che il pianeta è in pericolo, no, è l'umanità in pericolo perché il pianeta viene da miliardi di anni e sopravviverà. Allora naturalmente le, le politiche per l'ambiente, i problemi del cambiamento climatico sono drammatici eventi ma sono anche un'opportunità perché significa cambiare i motori, ad esempio, dello sviluppo economico. E questo l'Europa l'ha capito, perché ha fatto delle politiche verdi una strategia di crescita. Quindi è importantissimo questa cosa di sottolineare che il, 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 come dire, queste politiche di risanamento ambientale vanno fatte perché bisogna in qualche modo avere un ambiente come dire, più pulito, ma sono anche un'occasione formidabile per nuove iniziative, per nuove tecnologie, per nuovi investimenti. Quindi questa è la seconda sfida accanto alla sicurezza e la terza è il fatto che il, il motore, il centro di questo cambiamento ambientale saranno proprio l'industria e i servizi, perché si rinnoveranno e si stanno rinnovando all'insegna di offrire prodotti e servizi che abbiano in qualche modo, questo, che, che, che comportino questa possibilità di emissioni zero, si dice, cioè di non eh, contribuire a questo innalzamento delle temperature. Qui naturalmente è importante sottolinearlo come, eh, come Italia e come eh, paese eh, che fa parte dell'Europa, l'Europa deve rispondere adeguatamente a queste sfide. Quindi bisogna che ci dotiamo delle risorse che servano a investire e bisogna che ci dotiamo degli strumenti perché per investire bisogna decidere e bisogna farlo rapidamente. Ecco, quindi credo che si possa dire che questa frammentazione è il, la tendenza in atto, può essere governata non necessariamente il menu sarà un menu diciamo, così frammentato. Allo stesso tempo, però, noi dobbiamo sempre di più guardare a questo destino diciamo, italiano, europeo, come a qualcosa di importante perché questo è un polo, l'Europa, che oltre ad avere 500 milioni di abitanti, e beh, è, è, diciamo, dal punto di vista economico, tecnologico, industriale è una grande potenza economica. Dobbiamo diventarlo anche sul piano delle della dimensione politico-economica. Quindi il quadro è certamente un quadro di incertezze ma anche un quadro che sta offrendo delle opportunità perché i cambiamenti questo poi producono diciamo, da un lato un sacco di grattacapi e, e, e di problemi ma dall'altro aprono delle strade che sono eh, delle possibilità da sfruttare da un punto di vista appunto, delle imprese, delle famiglie, ma direi più in generale proprio il sistema che trova occasioni di rinnovarsi? Perfetto professore, la ringrazio molto, di Europa e Italia torneremo a parlare nella seconda domanda per lei, adesso passerei al dottor Colacurcio di Prometea, abbiamo parlato di commercio estero, di Europa, di Italia, però ecco quali possono essere le ricadute delle decisioni della Commissione europea e anche della BCE? su questo aspetto? Allora, assolutamente. Innanzitutto, gra grazie. Eh, grazie per, per, per questo invito. Eh, ho, ho, letto, ho, ho letto il titolo del, dell'intervento e io non avevo notato il punto di, di, di domanda. No? <ride> verso, un, verso un decennio a, ba a bassa crescita. E immaginavo di dover spiegare, ma in fondo, nel, nel senso, non, 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 siamo così, non siamo così pessimisti. In fondo abbiamo davanti uno, 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 uno scenario che, come diceva Emilio prima, e collegandomi anche alla parola del, del, del professore Se, economia e, e, e sicurezza vanno, vanno insieme. Tutto questo ha un valore. E se vogliamo, vogliamo immaginare delle, delle filiere più sicure, delle, delle, delle filiere che sono più resilienti, tutto questo può, eh, può in, in qualche maniera tradursi in un, in un, in un costo. L'importante è che sia un costo soste, soste, sostenibile e io credo che questo tema della sostenibilità sia un po' il, il, il paradigma attraverso cui leggere l'azione la, la, e il ruolo dell'Europa nello, 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 nello scacchiere globale. Diciamo delle sfide che sono, che, che, che sono state raccontate probabilmente il tema ambientale, il tema della sostenibilità, è il tema che l'Europa fa più suo eh, e che può rappresentare, a proposito di decisioni eh, della, 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 de, de, della Commissione e, e europea, eh, può rappresentare anche il punto eh, di cambiamento e eh, il, un cambiamento, un cambiamento vir, virtuoso. Perché, eh, in fondo, se noi immaginiamo lo scenario net zero, che diventa un pochino l'obiettivo della Commissione europea, dobbiamo considerare che tutti gli scenari tecnologici ci raccontano di un picco emissivo che dovrebbe arrivare fra il 2024 e il 2025 in tutte le principali tecnologie. Il picco emissivo che cosa vuol dire? Vuol dire che... Oltre quella soglia, se noi vogliamo raggiungere l'obiettivo net zero, o diminuiamo i consumi e allora sarebbe ba bassa crescita, sarebbe quello scenario che non vogliamo, o facciamo un salto di qualità e ragioniamo sugli, sugli investimenti, su una politica attiva che, che sappia in qualche maniera promuovere la, 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 tra, la trasformazione. È qualcosa che nel cuore dell'Europa... E oggi è molto, è, 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 è molto sentito. Cioè facendo una panoramica no, di, di quelle che sono le principali, aree del, le principali tre aree del mondo, forse è nel cuore dell'Europa e, in particolare, nel motore tedesco che si sta, vi, si sta vivendo maggiormente eh, la contrapposizione fra crescita e, tra, e, tra, e transizione. Cioè, l'auto tedesca, che è un po' il simbolo no? dell'industria europea, è un, un settore che sta attraversando oggettivamente una, una crisi, cioè il, il PIL europeo del, 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 del terzo trimestre di, di quest'anno è, è negativo perché è negativa soprattutto la, la Germania. E ecco, da queste, eh, come dire, da, da, da queste bad news in realtà partono tutta una, 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 una serie di, 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 di iniziative che attraverso l'ambiente, come dire, ridisegnano in maniera anche originale il, il, il quadro euro, euro, europeo e in fondo secondo me il tema Dell'ambiente, della, della, della transizione è qualcosa che andrà anche a qualificare l'Europa all'interno dello, 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 dello scacchiere globale. Oggi viviamo un mondo in cui gli Stati, gli Stati Uniti eh, stanno vivendo una nuova fase, una, una fase, diciamo, di contrapposizione rispetto al, 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 mondo, al, mo, al mondo cinese ma allo stesso tempo un'interdipendenza per, per, perché come, come, come si diceva prima quando si parlava di reshoring, deglobalizzazione, eh, tutto questo non è più possibile su, 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 su certe tec tecnologie. È vero che se noi facciamo, guardiamo con la lente di ingrandimento gli scambi degli, 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 degli Stati Uniti, vediamo che l'interscambio con la Cina nel complesso non è calato, o quantomeno non è calato di pari grado quanto eh, ci, si, ci si poteva aspettare dalle, dalle dichiarazioni dei, dei, dei politici, cala in quelle che sono le tecnologie strategiche. Quindi nel senso c'è una ridefinizione di, di, quelle, di quelle che sono le alleanze, le alleanze strategiche. Oggi ovviamente il ruolo degli, 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 Stati, degli Stati Uniti a cui l'Europa in qualche maniera man 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 si collega è molto dipendente nel nostro quadro eh, da quello che sarà lo scenario elettorale di qui, di, 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 di qui a un anno negli Stati Uniti è molto forte la contrapposizione politica, si, si, cioè si parla di blue versus red economy, sostanzialmente ci sono, eh, la politica entra nell'economia, nelle, 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 nell eh, ci sono casi come, come, come dire di, 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 di cronaca, c'è cioè la, la, la principale birra degli, degli, sta, degli Stati Uniti che ha, nel, nel corso dell'estate delle, delle ha preso come suo testimonial eh, un, eh, un influencer transgender. Tutto questo ha scatenato un'ondata eh, diciamo dalla, dalla parte, dalla, dalla parte cons conservativa da Badweiser da essere la prima birra negli Stati Uniti, oggi è la terza birra negli, negli, negli Stati Uniti. La stessa cosa succede per, per esempio nel, nel, nel mondo dei, dei, dei fondi di investimento in cui eh, alcuni fondi pensione vengono es esclusi dagli investimenti di alcuni stati se investono in ESG per, perché diciamo, è considerato allo stesso tempo fondi che non investono in ESG sono taglia, tagliati fuori dalle, da amministrazioni per così dire più, eh, più, li, più liberal eh, e quindi in tutto questo scacchiere l'Europa può giocare, può giocare un, 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 suo, un suo ruolo facendo il passaggio per, per, per andare a concludere sul mondo, sul, sul mondo cicinese: eh, la, la Cina eh, sta in qualche maniera ridisegnando il, 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 il proprio ruolo. Non è più la Cina eh, fabbrica del mondo, è una Cina che, l'abbiamo detto, viene in qualche maniera tagliata fuori eh, da quelle che, che sono le, 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 le tecnologie strategiche, e da un lato guarda al suo interno, no? come, come ha sempre auspicato, ha sempre auspicato la, la Cina. Da un lato fa per certi versi un ritorno al passato, cioè il principale advertiser su, 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 su Facebook negli ultimi tre, tre, tre mesi è Temu che è, un, che è un, una specie di Amazon, di Amazon cinese perché in qualche maniera ritorna a vendere nel senso prodotti, prodotti di, 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 di consumo uscendo, uscendo dalla, dalla, dalla tecnologia. Emerge il bisogno, e questa è invece un'opportunità vista, vista da Occidente, un bisogno legato a quelle che sono le trasformazioni demografiche del mondo, del mondo cinese. Fate conto che le prospettive demografiche cinesi ci dicono che da qui alla fine del secolo la popolazione cinese nel complesso diminuirà del 30%. Che è tanto e poco, fate le, le, le proporzioni, vuol dire come se l'America Latina scom, scom, scomparisse. E quindi quali sono i, i settori? I, I settori strategici diventano quelli eh, della qualità della, della, della vita, cioè il principale settore, se guardiamo all'Italia, di esportazione in Cina nell'ultimo anno è stato il settore farma, farmaceutico. Eh, perché qual è la paura della, della Cina? È quella di diventare vecchi. Prima di diventare ricchi. E tutto questo, nel senso, ci porta a guardare lo scenario internazionale con attenzione, consapevoli che non è la bassa crescita il problema, è abituarsi a un mondo che è sempre più, più, più volatile in qualche maniera. Io Chiudo diciamo, questa prima parte dell'intervento dell portandovi l'esperienza di, di, di un economista che fa le previsioni no? su, su, su quello che è lo, lo scenario globale. Ecco, io negli ultimi due anni ci siamo sempre trovati a correggere verso l'alto le, no le nostre pre pre previsioni, a essere sorpresi dalla, re dalla resilienza del, del sistema. Io tante volte dico che eh, non bisogna fare la previsione sugli indicatori congiunturali, ma fare la congiuntura delle, delle, de de delle previsioni. Cioè quando monitori nel tempo e le previsioni continuano a migliorare, vuol dire che il fondo, eh, quel punto di, 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 di domanda, è giusto che rimanga un punto di domanda e non un'affermazione io ringrazio molto il dottor Colacurcio la prossima volta metteremo un punto di domanda cubitale però è molto interessante l'inizio, tutto il suo intervento ma proprio l'inizio ci conferma che insomma forse è ancora un po' presto per essere pessimisti e fasciarci la testa prima del tempo eh, quindi eh, dottor Gamba direttore, eh, responsabile studi e ricerche Banco BPM con lei vorrei parlare un po' di Italia perché questa settimana c'è stata questa notizia da parte di Mus Moody's, una delle più importanti agenzie di rating, che tutto sommato, se non promuove l'Italia, nemmeno la boccia. Quindi insomma, dà fiducia al nostro paese. Quali possono essere le ricadute? Anche perché mi pare che sia implicito nel rating di Moody's anche un giudizio positivo sul sistema bancario italiano. A lei la parola. Assolutamente, ringrazio anch'io per l'invito e ahimè dopo tutte queste panoramiche internazionali io mi concentrerò più sull'Italia e quindi inevitabilmente mi toccherà anche dire qualcosa di non altrettanto positivo perché ci sono alcuni elementi effettivamente critici ma che non devono ovviamente spaventarci ma devono essere chiaramente affrontati. Dunque partiamo dal giudizio di Moody's che è stato un giudizio per certi versi sorprendente, nel senso che mentre la riconferma diciamo del rating era data per scontata, anche perché nelle settimane precedenti c'erano state due conferme da parte di Standard Poor's e di un'altra agenzia di rating, invece il miglioramento dell'outlook è stato per certi versi sorprendente. E' interessante le motivazioni. Allora, se alcune magari, cioè alcune senz'altro, alcune sono commenti generali sull'andamento congiunturale, sulle decisioni del governo e quant'altro. Però Moody's individua in particolare tre punti che sono alla, diciamo, la chiave di volta di questo miglioramento dell'outlook. Innanzitutto diciamo, questa potenzialità dell'implementazione del PNRR che per l'Italia è un'opportunità straordinaria date i capitali che sono in gioco e che finora ha fatto un po' fatica ma si spera che eh, nel proseguo degli anni possa avere un'accelerazione. Questo chiaramente è un fattore di sostegno del prodotto interno lordo, quindi diciamo dell'economia. In secondo luogo è stato dato conto all'Italia, peraltro è un fenomeno che è avvenuto in tutta l'Unione Europea che ha migliorato moltissimo il suo fabbisogno energetico, le, le, diciamo, ha diversificato le fonti di approvvigionamento e per cui questo è un elemento di sicurezza, ricordo a proposito di previsioni che un anno e mezzo fa le previsioni vedevano un forte rallentamento nel corso del 2023 a causa proprio della mancanza fisica di energia per mandare avanti le produzioni, quindi una situazione veramente critica che non si è verificata. Per tornare <ride> a quanto diceva prima il collega di Prometea. Ecco eh, il terzo elemento, forse un po' meno scontato, ed è questo rafforzamento molto significativo che ha messo in atto il sistema bancario italiano. Su questo vorrei un attimo soffermarmi per una serie di motivi perché parlare di futuro eh, in questo momento va anche considerato che l'economia trova nel sistema finanziario la sua fonte di finanziamento e quindi è un elemento estremamente importante negli scenari. L'assenza la mancanza di finanziamento rende la crescita molto più faticosa e difficoltosa o eh, che richiede tempi molto più lunghi. In particolare in Europa sappiamo e in Italia in particolare che il sistema finanziario ancora è molto incentrato sul ruolo degli interventi mediari finanziari quali le banche, quindi è un elemento strategico. Ecco, le banche italiane hanno fatto veramente una trasformazione che peraltro continuerà perché è soggetta a tutta una serie di stimoli esterni che spingono in questo senso, però anche dal punto di vista proprio dell'attività propria, caratteristica dell'intermediazione finanziaria è stato fatto veramente un salto qualitativo. Partiamo da anni, dopo diciamo, la, la crisi finanziaria del 2008, l'Italia ha avuto un periodo di difficoltà legata all'incertezza sulla tenuta dell'euro. No? Quindi il periodo 2011, 12, 13 così. Eh, abbiamo avuto questa esplosione dello spread, c'è stata crisi di fiducia nei confronti dell'Italia, nei confronti dei debitori italiani, quindi anche delle banche italiane, per cui i costi della raccolta per le banche italiane sono cresciuti moltissimo. Questa fase di difficoltà si è associata anche ad un aumento molto significativo delle sofferenze, cioè i crediti che non vengono rimborsati da parte delle, dei, dei prenditori di fondi, dei nostri clienti, imprese, famiglie, ma soprattutto imprese naturalmente. E quindi si è venuto a creare nei bilanci delle banche italiane... Una serie di problematiche molto significative, un tasso, diciamo in termini tecnici, parliamo di tasso di sofferenza, cioè di rapporto tra le sofferenze e gli impieghi estremamente elevato, molto più elevato della media dei nostri partner europei, per di più poiché c'era questa sfiducia nei confronti del governo italiano, della situazione diciamo, del, del debito pubblico italiano e contemporaneamente le banche italiane erano tra le principali sottoscrittrici dei titoli di Stato, ovviamente si era creato questo circolo vizioso per cui le banche italiane venivano costantemente diciamo, un po' bastonate e avevano difficoltà nel portare avanti la loro attività. Nel giro di eh, 7-8 anni, e nonostante... Tutta una serie di ulteriori problematiche che ci sono state, pensiamo solo al Covid: le banche te hanno operato una trasformazione, hanno espulso, eliminato dai loro bilanci una cifra diciamo intorno ai 250 miliardi di questi prestiti, diciamo a vario titolo, difficilmente esigibili o addirittura inesigibili. Facendo leva sul proprio bilancio, quindi un qualcosa diciamo, che prevalentemente è stato finanziato interamente dal sistema bancario. In questo modo le banche hanno diciamo, recuperato livelli di rischiosità che sono molto più vicini ai nostri partner europei. In più, a questo si aggiunga. Che eh, diciamo, sono stati fatti dei progressi anche sul fronte eh, della, del, diciamo, della composizione del portafoglio titoli, perché la, dipende, la quantità di titoli di Stato diciamo, presenti nei portafogli è diminuita a favore magari di titoli di Stato di altri paesi. Quindi, questo rende più, diciamo, meno eh, forte quel circolo vizioso di cui parlavamo prima. Da ultimo c'è stato anche un recupero di efficienza e un recupero di redditività, il recupero di redditività che in parte è stato associato in buona parte diciamo, anche a questa politica monetaria che ha fatto, provocato un fortissimo rialzo dei tassi e che oggi viene visto come un fattore diciamo, quasi straordinario. Beh, Diciamo che forse è stato molto straordinario il periodo precedente in cui i tassi addirittura sono andati a livello negativo cosa che nell'esperienza storica mh, sinceramente non si, non si rileva in altri periodi. Pertanto le banche lavorando, avendo come prodotto diciamo, la gestione del denaro, capite bene che tassi negativi non sono molto coerenti. Naturalmente in tutto questo c'è stato un fortissimo contributo da parte della Banca Centrale Europea che è intervenuta in vari modi, finanziando, fornendo liquidità alle banche italiane quando era più difficile diciamo, procurarsela, fornendo fondi a tassi molto competitivi, negativi a loro volta, in modo che le banche non dovessero sopportare diciamo un costo negativo dell'intermediazione, e naturalmente anche acquistando diciamo una parte consistente del nostro debito pubblico. Però ecco, questa fase qui è stata sia collegata al periodo in cui c'era la crisi dell'euro, per cui per evitare la frammentazione del sistema finanziario europeo è intervenuta. E poi, in un secondo momento, quando c'è stata la crisi del Covid, c'è stato un successivo intervento molto forte e, e così via. Però, ecco, complessivamente quindi il sistema finanziario italiano, il sistema bancario italiano esce molto rafforzato. Citerei anche che parallelamente a questo, per una serie di motivi, c'è stato un rafforzamento finanziario da parte delle imprese e diciamo in un certo senso anche da parte delle famiglie, anche se naturalmente quando parliamo di famiglie, ma anche quando parliamo di imprese, parliamo di famiglie, ovviamente la situazione è molto diversa a seconda dei percentili di reddito e di ricchezza. Però diciamo che complessivamente limitandoci al sistema produttivo c'è stata anche qui una notevole trasformazione, diciamo che i bilanci delle imprese si sono rafforzati da un punto di vista finanziario perché da un lato è, si è ridotto diciamo, il livello di leverage, il livello di indebitamento, dall'altro lato c'è stato un notevole accumulo di liquidità, e last but not least c'è stata diciamo, anche una selezione dei migliori perché effettivamente quelle sofferenze che, di cui parlavamo prima corrispondevano a imprese in difficoltà, quindi in questo decennio ovviamente c'è stato anche un, certo, un elevato quantitativo di fallimenti che ha portato evidentemente i più fit a sopravvivere, quindi oggi ci troviamo in una situazione migliore. Quindi il giudizio di Moody's è sicuramente un giudizio positivo che ovviamente non nasconde le criticità di cui magari parleremo poi perché ahimè, a me tocca appunto un po' il cerino di parlare di alcuni temi italiani che sono evidentemente molto, molto importanti. Ecco. Nel senso che ovviamente non, Moody's non nasconde che ci sono delle criticità nella gestione del debito pubblico e quindi è, è un fardello di cui speriamo prossimamente di riuscire ad diciamo, alleggerirci un po' perché è un elemento che frena molto la crescita e quindi e nelle prospettive di cui parliamo oggi non è un elemento certamente positivo. E purtroppo bisogna dire che diciamo rapporto deficit, eh, debito PIL noi disgraziatamente eh, abbiamo uno storico come dire, una criticità storica ormai diventata strutturale ma speriamo di liberarcene o quantomeno di alleggerirla, ringrazio il dottor Gamba per l'esaustività del suo intervento e anche per la sintesi, a proposito di sintesi, partiamo col secondo giro di domande, vi devo chiedere purtroppo di essere il più telegrafici possibile anche se mi rendo Conto che sono materie molto complesse che io amo tanto, tra le altre cose, quindi vi starei ad ascoltare per ore. Ma purtroppo, purtroppo da una parte, per fortuna, dall'altra abbiamo una mattinata e un pomeriggio adesso di impegni. Secondo giro partiamo con Emilio Rossi: Transizione energetica, una necessità che però ha anche un costo? Assolutamente sì. Ehm, dunque. Per fare questo commento, quanti giorni ho di, di a disposizione? Per Hai quattro eh. minuti come dicono okay, a Masterchef a partire da ora. Bene, allora partiamo dalla prima considerazione che la transizione eh, ambientale è una necessità, come diceva Paolo Guerrieri poco fa e anche gli altri. Mi sembra che siano d'accordo, eh, non è in discussione l'opportunità di farlo e non è soltanto. Una questione di contenimento della eh, crescita della temperatura, è una questione anche proprio di salute in generale, dell'ambiente nel quale viviamo e quindi di riflesso anche di tutti noi. Eh, sono stime molto elevate del numero di morti dovuti all'inquinamento, quindi al di là di quello che è... No? Eh, il tema fondamentale sul quale si sta lavorando, ci, che è quello appunto del contenimento della crescita della temperatura, oltre a quello ci sono anche altri aspetti che lo rendono comunque inevitabile. Eh, questo, questa, questa transizione è assolutamente necessaria. Detto questo, la questione sono i tempi, perché la transizione necessaria eh, non può essere fatta dal, nel, nel giro di pochi anni. Eh, perché metterebbe fatta in maniera troppo repentina, corrisponderebbe ad un cambiamento di modello di sviluppo e di organizzazione economica del sistema eh, talmente radicale da creare sicuramente problemi occupazionali, da creare eh, scontento sociale, conflitti sociali, perché in una transizione... Qualsiasi essa sia, ma soprattutto questo tipo di transizione di modello di sviluppo a un altro, eh, la, eh, come dire, il, 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 ci sono sempre vincitori e vinti, e nel momento in cui ci sono vincitori e vinti, i vinti chiaramente reagiranno e ci saranno appunto problemi di tipo sociale. Quindi il problema di fondo della transizione ambientale è la definizione dei tempi. Con la questione dei tempi, per il prossimo decennio, si associa a quello che mi chiedeva Marta poco fa, che è quello dei costi. Eh, allora, il sistema si sta orientando verso un'elettrificazione del sistema, cioè il, il, la soluzione di questa complessità di problemi che stanno dietro la transizione energetica o eh, ambientale. Eh, la, la soluzione del sistema sembra essere questa cioè andare verso una elettrificazione eh, questo anche dove si decidesse di usare l'idrogeno um, perché poi l'idrogeno diciamo quello verde eh, si può fare di fatto soltanto comunque utilizzando energia elettrica con elettrolisi quindi eh, il sistema sta andando verso questa direzione. La cosa è molto complessa perché comporta cambiamenti sia dal lato della produzione dell'elettricità, sia dal lato della, della trasmissione e della distribuzione del sistema elettrico. Richiede sono stime che sono state fatte eh, da vari istituti, parliamo di circa eh, dell'1,5% del PIL mondiale per i prossimi dieci anni almeno. Sembra una cifra ridotta, ma parliamo in realtà di vari trilioni di, eh, di dollari o di euro, come preferite, e questo comporta inevitabilmente eh, la compartecipazione di, eh, a, a questo sforzo sia delle imprese, in qualche modo anche dei cittadini e soprattutto della parte pubblica, quindi ha un peso sulle questioni del deficit, del debito che nel periodo della pandemia e anche a causa dell'invasione, della guerra insomma, che c'è stata e c'è ancora eh, in Ucraina, ecco, eh, si è, è ancora peggiorato in maniera significativa. La problematica delle finanze pubbliche è già peggiorata non solo in Italia, ma in generale. In Italia abbiamo, come diceva Marta poco fa, una situazione anche storica di debito elevato. Quindi per noi è particolarmente importante tenere sotto controllo quello che è l'investimento che viene fatto eh, per la transizione eh, ambientale rispetto alla problematica del debito. È un, eh, come dire, una quadratura del cerchio molto difficile da, da fare. In questo senso faccio un ultimo commento che è quello che eh, riguarda le, le richieste e le politiche della Commissione europea rispetto a questa... Eh, a questa valutazione, a questa situazione dove abbiamo una, un po' di schizofrenia qui secondo me, nel senso che da un lato eh, i tempi, i modi della transizione energetica e ambientale sono stati definiti in maniera molto chiara dalla Commissione europea con quello che comporta in termini di eh, costi anche per le finanze pubbliche in realtà poi soprattutto per le finanze pubbliche, e dall'altro c'è eh, la revisione dello Stability and Growth Pact, del patto di stabilità europeo, dove invece pur essendo quello nuovo, diciamo quello che scatterà dall'anno prossimo, di, 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 di patto di stabilità sarà meno pesante di quello che c'era in, in essere precedentemente. Eh, pur essendoci questa considerazione da parte della Commissione europea rimane una rigidità nei confronti dei parametri. È una rigidità minore di quella precedente, ma è pur sempre, diciamo, sembra ignorare la problematica che invece è sempre imposta dalla Commissione europea per i prossimi dieci anni di investire tantissimo nella transizione. Eh, ambientale dall'altro però il debito deve essere tenuto sotto controllo ma non solo ai livelli attuali ma deve rientrare in maniera aggressiva ecco qui c'è un po di, 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 di dicotomia questo è chiaramente particolarmente importante per l'italia ma è un discorso che va avanti, insomma mh, è significativo anche per altri paesi ecco qui c'è un elemento che sarà importante affrontare insieme alla Commissione europea eh, nei prossimi appunto. anni Ammesso che alla Commissione europea trovino la quadra, perché quando si parla di debito, rapporto debito-PIL è sempre una tragedia che... greca, giusto per tornare alle origini dell'Europa. Ringrazio Emilio Rossi, intervento conciso ma direi pieno di spunti di riflessione che girerei. In parte al professor Guerrieri, perché qui c'è una dicotomia, una dicotomia, cioè l'urgenza della transizione energetica, però il fatto che questa transizione energetica in qualche modo va pagata, bisogna finanziarla e abbiamo una serie di paletti che Emilio Rossi ha evidenziato adesso. Professore, qual è il suo commento a riguardo? Ma indubbiamente, eh, se guardiamo diciamo, le grandi aree, i grandi paesi. La, la, lo shock energetico, la crisi energetica ha colpito l'Europa in maniera particolare perché gli Stati Uniti sappiamo sono autosufficienti, anzi sono un esportatore di, di, di energia, la Cina ha un suo sistema in qualche maniera ancora fortemente basato sul carbone ma con grandi investimenti nel campo delle tecnologie pulite. L'Europa si è cullata per molti anni sul fatto che l'energia a basso costo che importavamo dalla Russia di Putin fosse poi come dire, un, un, un qualcosa che sarebbe andato avanti in eterno. Non è andata avanti così siamo precipitati diciamo, da questo scenario in uno scenario di diversificazione che abbiamo anche realizzato molto rapidamente e molto efficacemente. Però resta il fatto che l'energia in Europa costa di più, costa di più di, 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 di quanto la pagano le imprese americane e, e, e costa di più di quanto la pagano anche molte imprese asiatiche. E quindi eh, l'Unione partic... Europea poi, è particolarmente eh, diciamo, coinvolta in questa transizione che è energetica e ambientale, perché le due cose sono... Ormai strettamente legate, noi dobbiamo investire nelle tecnologie pulite perché l'ambiente ce lo chiede, ma anche perché questo ci darà maggiore sicurezza dal punto di vista energetico e naturalmente la sicurezza energetica è fondamentale per produrre per le imprese. Allora il problema è un problema certamente di risorse, perché non si potrà addossare ai singoli paesi il costo diciamo, intero di questa transizione i singoli paesi potranno contribuire, ma bisognerà trovare e lo abbiamo già fatto perché con la pandemia e in Covid noi abbiamo varato un maxi programma, il Next Generation EU, che vale circa 800 miliardi di euro con debito che viene in qualche modo è stato emesso a livello comune europeo e che verrà ripagato a livello comune europeo. Quindi da questo punto di vista si tratta a questo punto, come dire, di trovare soluzioni che possano essere, naturalmente non deve essere un next generation 2, deve essere però uno strumento comune. Però mi lasci dire che il vero problema che non è poi solo dell'Europa è che la transizione ambientale è una grande opportunità, abbiamo detto, però ha... Problemi, due grandi problemi che dobbiamo risolvere, perché noi sappiamo che una volta che avremo investito in un eh, sistema come dire, a tecnologie più pulite sarà possibile garantire crescita e buoni posti di lavoro, ma bisogna arrivarci e per arrivarci ci sono due problemi che dobbiamo affrontare e stiamo affrontando. Uno, i costi della transizione sono molto più concentrati a breve... Mentre i benefici sono più a medio termine. E questo è un problema naturalmente, perché bisogna trovare come riconciliare questo orizzonte temporale diverso. Secondo, i costi della transizione sono molto più concentrati all'interno di una società, verso certi ceti, certi gruppi che sono quelli a più basso reddito. I benefici sono invece concentrati in qualche modo in maniera opposta. Allora, questi sono due problemi che si possono, si dovranno affrontare: l'orizzonte temporale diverso, la simmetria di costi, ma vanno. Come dire, messi sul tavolo da subito, perché non si può semplicemente, ed è vero, dire che bisogna fare una transizione, che è un'opportunità di rinnovamento, ma bisogna anche offrire delle soluzioni per poter in qualche maniera convincere, perché senza consenso, senza partecipazione, non si farà. Nessuna transizione, bisogna convincere i, i milioni e milioni diciamo, di cittadini, di famiglie e di imprese che appunto, come in qualche modo sia possibile equamente ripartire questi costi e soprattutto alleviare questa eh, diciamo, discrasia tra benefici così diciamo, ingenti ma che dovremmo in qualche modo aspettare per tempo e come invece poi questi costi li vediamo ogni giorno. Ecco, quindi credo che dobbiamo essere consapevoli di questo, le opportunità sì ma bisogna anche sapere affrontare con le giuste politiche questi problemi che ci sono, altrimenti le difficoltà aumenteranno. Molto interessante, da giornalista dico che i giornalisti dovranno anche essere in grado di comunicare no? queste certo, opportunità, certo. questi costi, la necessità di sostenerli, il fatto che andranno a impattare su una classe sociale piuttosto che su un'altra, anche perché un'informazione corretta, puntuale, in alcuni casi può anche essere un rimedio contro, il, un, anzi addirittura un antidoto sì. al complottismo e anche insomma tutte quelle forze politiche che magari per le quali la transizione ecologica non è proprio, transizione energetica e ambientale non è proprio nelle priorità, diciamo. Dottor Colacurcio, torniamo al commercio. Eh, frammentazione diciamo selettiva, solo relativa più che, più che altro e abbiamo però le aziende italiane che fino a questo momento dal punto di vista delle esportazioni hanno continuato ad andare bene. Eh, merito di una grandissima differenziazione di prodotti e di mercati eh, che cosa si aspetta per il futuro? Che cosa dovranno stare attenti in questo contesto le aziende italiane per continuare ad andare avanti così bene? Allora, eh, diciamo che le, le, le imprese italiane sono, come dire, sono storicamente una, una bella sorpresa perché eh, tendono a, a sapersi adattare eh, più velocemente eh, del, de, di, di, di quanto, de, 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 de quanto i, i commentatori si, 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 si possano aspettare. Ecco, io io ho iniziato a lavorare eh, nel 2002. Il professore non, non se lo ricorda, ma lui era nel comitato scientifico dell'ICE, l'Istituto per, per, per il Commercio Estero. Ed era un momento in cui, eh, nel, nel 2000, entra la Cina nel, nel, nel WTO. No? Sembra che eh, un, un modello come com, com, com quello di, di italiano, piccole imprese prodotti di beni, beni, beni di, co, di consumo, controllo familiare, si diceva è un, è un modello sbagliato. Sosta, sostanzialmente e, e proprio in, in quei comitati scientifici lì iniziamo invece a vedere eh, i valori medi unitari, no? i valori medi unitari sono il rapporto fra il valore esportato e la quantità es, es, esportata e questi valori medi uni, unitari pian pianino si alzavano e continuavano a, ad alzarsi. Più di quanto si sono alzati negli altri, negli altri paesi eu, eu, europei, cioè, cosa stava succedendo? Stava succedendo quello che eh, si chiama upgrading qualitativo, quindi la capacità delle imprese di spostarsi verso segmenti di maggiore qualità. È vero che produciamo. Le, tutte e due le scarpe l'Italia e la Cina ma io produco le scarpe a valore medio unitario più alto le scarpe in pelle le scarpe in cuoio eh, questo spostamento quali qualitativo ha reso l'Italia uno dei sistemi più resilienti davanti a, a questo da davanti a, que a, a questo shock e poi successivamente cosa succede succede c'è la crisi, del, la crisi del, due, del 2009. Qui quello che sembra sbagliato è il modello che è sbagliato, no? un modello che fa um, eccessivo affidamento sul, sul, sul debito, eh, le imprese italiane sovraesposte verso, verso, il, canale verso il canale bancario, come, come si diceva prima. Ecco lì. A proposito di punti di, do, di, 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 di domanda, con il centro studi con Confindustria facemmo un, un rapporto che si chiamava Esportare la, la dolce vita. Eh, e una di diciamo, quelle frasi che si mettono nelle seconde di, di copertina anche lì aveva un punto di domanda, era la bellezza salverà il mondo perché la frase di, di, di Dodon ha ah, il punto di domanda alla ecco. fine, non è così affer affermativa. Ecco, col senno di poi possiamo dire che sì, la bellezza ha salvato, ha, ha salvato il mondo, perché in quel mondo che, cam che, 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 che cambiava, che diventava policentrico, come si era, era raccontato prima, le imprese italiane hanno saputo cogliere eh, quella che era la domanda del nuovo cecceto medio i cosiddetti, i co, i cosiddetti nuovi, nuovi, nuovi ricchi e nel giro di dieci anni, cioè prima del Covid, l'Italia è oggi, e, e lo dico anche perché vedo che ci sono tanti ragazzi in, in platea. E a proposito di buona informazione, è importante che passino certe informazioni. L'Italia è il, dopo la Germania, è il secondo esportatore. Extra e, 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 europeo nell'ambito dei beni di consumo e della, e, della, e della media tecnologia. In termini industriali, cioè la, la manifattura italiana è la seconda manifattura d'Europa dopo la, la, la G Germania. E quindi è chiaro che in un momento in cui le filiere si accorciano, in, in cui eh, c'è un'idea di eh, sicurezza che va a premiare. Quella che è una potenza industriale eh, che ha dimostrato nel tempo capacità di adattamento, di, di flessibilità, può guardare diciamo, con, con serenità alle, alle, pro, alle, pro, alle prospettive. Oggi, per collegarmi e, e, e per chiudere, uno degli elementi è proprio quello del, eh, del tema emissivo. L'Italia storicamente caratterizzata da produzioni leggeri, da, da modelli leggeri. L'Italia è il paese in cui in Europa l'energia è storicamente sempre costata di più. Quindi ha saputo adattarsi e oggi rappresenta in un mondo in cui eh, co come dire, il, il premio ambientale diventa un premio verso i consumatori e, e verso anche eh, le, 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 le imprese che hanno bisogno di macchinari che emettano meno per soddisfare i, i loro bisogni minori e, e emissivi, tutto questo diventa un punto di, di forza. Per dire, non esiste un modello sbagliato, quello che conta è l'innovazione e la capacità di adattamento a quelle che sono le, le, le sfide dello scenario. Molto interessante, dottor Colacurcio, la ringrazio anche per aver ricordato che oggi in platea ci sono molti ragazzi delle scuole. Mi piace che siano venuti ad assistere a questa mattinata economica. L'economia è davvero molto importante per il nostro futuro, quindi sono anche felice che abbiano potuto sentire gli interventi di esperti così <coughs> preparati e competenti. Dottor Gamba, concludo con lei, non le faccio una domanda sul debito pubblico italiano, gliela voglio risparmiare o sulle no, no, me... politiche che future. Quello che però le voglio chiedere è in questo contesto così complesso come quello descritto dove peraltro ricordiamolo anche per fare un po' la parte del diavolo così Emilio Rossi è contento che sicuramente la, la potenza manifatturiera dell'Italia è fuori discussione ma dovre l'Italia dovrebbe portarsi a questo livello di eccellenza anche nella ricerca, nella tecnologia. Abbiamo delle eccellenze anche lì ma tanto ancora si può fare. Ehm, la domanda la domanda per lei, dottor Gamba, è la seguente. In questo contesto le aziende italiane a cosa devono stare attente? Quali sono gli elementi di criticità? Ma diciamo, come è, è stato appena ricordato, le aziende italiane sono dei punti di eccellenza del nostro paese. I problemi sono quelli strutturali del nostro paese. Lì ci sono i vincoli. Noi ci troviamo in una situazione, per, per guardare al futuro all'orizzonte no? a dieci anni. L'Italia si trova ad affrontare alcuni temi veramente spinosi, quindi eh, li elencherò rapidamente. Ma nella sostanza, noi abbiamo un tema demografico che è tra i più severi che ci possano essere in tutto il mondo: nel senso che l'Italia ha una delle popolazioni più anziane, ha uno dei rapporti tra popolazione attiva e popolazione non attiva più, più alti, quindi più bassi, perché ovviamente è il contrario. Quindi siamo in una situazione veramente complessa, in più abbiamo una situazione della finanza pubblica che è anche questa tra le più severe che ci possano essere, abbiamo un rapporto debito-PIL che adesso supera il 140%, è rientrato grazie all'inflazione che c'è stata di recente, ma il servizio del debito sta tornando sui livelli superiori all'8%, 9%, quindi sono tutte risorse che vengono sottratte ad altri possibili investimenti, quali per esempio la transizione eh, energetica, la transizione di cui abbiamo parlato anche prima. Abbiamo anche, appunto, degli elementi di criticità. Per fortuna abbiamo degli elementi di forza che venivano ricordati prima, e quindi il sistema nel suo complesso sorprende un po' sempre. No? È un po' come il paradosso diciamo, un po del calabrone: no? cioè, si pensa che con tutto questo fardello sia veramente difficile per un paese continuare a fare le performance che fa, ricordavamo quella esportativa. 2023 si chiuderà probabilmente con un export in crescita, no, 2022 si è chiuso con più 20%. C'era l'effetto prezzi, evidentemente, ma anche le quantità sono cresciute. Ma anche il 23 conferma questo, con tutto quello che è successo e che sta succedendo. Quindi, nel complesso, è sempre la solita questione: no? c'è un pessimismo della ragione, ma un ottimismo della volontà. Le aziende italiane e in generale anche la, la, la popolazione italiana sorprende sempre un po'. Questo sicuramente è grazie anche agli investimenti che sono sempre stati fatti nel nostro Paese in educazione, perché indubbiamente è lì che si trovano forse le risorse per superare alcuni elementi che sembrano veramente dei macigni. E in questo senso appunto avere dei giovani che vengono ad ascoltare qualcosa che riguarda principalmente loro, perché stiamo parlando di futuro che diciamo, ha una, come dire, un orizzonte diverso per loro e per me e quindi in sostanza eh, l'Italia sicuramente troverà la capacità per, per superare, però bisogna intervenire rapidamente sulle politiche. Prima si diceva politiche legate all'immigrazione, ma anche politiche legate alla natalità, perché gli effetti non sono così marginali. Pensiamo, per esempio, abbiamo citato la Cina prima, che si trova improvvisamente da essere il paese più popoloso, con tassi di crescita ancora enormi, poi per una politica demografica che ha vietato il secondo figlio, nel giro di qualche decennio si trova ad avere... Una crisi pazzesca, ma le politiche sulla famiglia e natalità sono utili anche per aumentare il grado di partecipazione femminile del lavoro? Perché logicamente io vivo in un paese in cui alle 4 mi chiudono gli asili in nido, ecco, o ho dei nonni, oppure, eh, come dire, non posso, forse, avere un impiego a tempo pieno, ecco. Quindi sono politiche, questa per quanto riguarda la natalità, l'immigrazione che veniva ricordata prima, noi siamo un paese che già come popolazione complessiva è diminuita già negli ultimi 3-4 anni, avevamo toccato i 60 milioni, siamo a 58 milioni e fischia e quindi se non avremo flussi migratori abbiamo uno dei tassi di fertilità e di natalità più bassi del mondo. Quindi, eh, è ovvio che le prospettive del saldo naturale, quindi tra morti e nati, quest'anno, eh, l'anno scorso, abbiamo avuto meno di 400.000 nuove nascite, nel baby boom superavamo il milione. Ecco, quindi sono tutte sfide. Fra parentesi, minori nascite vuol dire, prospetticamente, minori ingressi tra la forza lavoro, per cui ci sarà un problema anche di offerta di lavoro, che deve essere chiaramente gestito attraverso politiche che consentono l'arrivo di immigrati che vogliono venire a lavorare, diciamo correttamente, da noi. Per cui certamente non ho dubbi con l'ottimismo della volontà che ce la faremo, però bisogna ecco, mettere in mano in maniera abbastanza coraggiosa ad alcuni temi per non parlare del tema drammatico delle pensioni che tocca soprattutto cioè, me... le generazioni da quella della sottoscritta in poi. Comunque grazie per questo quadro d'insieme direi davvero molto completo. I ragazzi sono molto felici veramente che abbiano anche seguito con attenzione il dibattito. Studiate mi raccomando che è importante. Io intanto torno a ringraziare e chissà che qualcuno oggi non abbia deciso magari all'università vado a fare economia. Magari andrà anche a dare gli esami col professor. Guerrieri dopo. Eh, io intanto ringrazio Claudio Colacurcio, partner di Prometeia il dottor Andrea Gamba, responsabile di studi e ricerchi del Banco BPM il professor Guerrieri, docente di economia attualmente a Sciences Po a Parigi ed Emilio Rossi di Oxford Economics per questo talk e torno a dare la parola ai nostri conduttori ed è il secondo panel che concludo in orario quindi io sono veramente molto soddisfatto. Grazie a tutti, noi ringraziamo anche Marta Ottaviani, ovviamente, per aver condotto egregiamente questo interessantissimo panel. Grazie, grazie ai tuoi ospiti. Direi che ci fermiamo per un quarto d'ora circa per una breve pausa, poi ci ritroviamo per continuare questi discorsi. Parleremo di un tema molto, molto interessante, che è quello dei, della gestione dei patrimoni, del patrimonio in un contesto come abbiamo visto particolarmente scivoloso e incerto. A tra poco, col Festival del Futuro. tutte le ricette che abbiamo creato. Avremmo potuto dedicarci ad altro. E invece abbiamo realizzato la sfoglia più sottile di sempre per esaltare un ripieno ancora più cremoso. Così il raviolo si scioglie in bocca. Nuovi sfogliavelo. Ancora una volta ancora più buoni. E al bullying ci penseremo.